Allora, buonasera a tutti, benvenuti. L'argomento di oggi è un argomento molto sfizioso e al tempo stesso tremendamente serio, perché parleremo a partire da un libro di cui l'Università di Modena e Reggio Emilia ospita questa sera l'autore, di Generazione Erasmus, ovvero di questo straordinario progetto e programma che nel corso del tempo ha cambiato davvero il volto dell'Europa studentesca e ha segnato molte generazioni in senso estremamente positivo, in termini di maturazione, di crescita e di capacità di aprirsi rispetto all'Europa, al mondo e alla vita, diciamo così. La prima persona che presento è per l'appunto l'autore, è Davide Faraldi, autore di Generazione Erasmus a Liberty Editore, che è il volume che presentiamo stasera e che costituisce il pretesto appunto per la serata. Cosa dire di lui? Tantissime cose, principalmente che è un creativo, nel senso che fa l'autore di testi, di format per il cinema e la televisione, fa parte del laboratorio Zelig di Genova, ha una serie di progetti in cantiere che dimostrano anche la vivacità delle popolazioni studentesche che ci illustrerà direttamente lui dopo. Alla mia sinistra, non c'è bisogno di presentazioni, il professor Grasselli, che è il prorettore del nostro Ateneo e il responsabile della sede di Reggio Emilia. Alla sua sinistra abbiamo Antonio Sblendorio dell'Ufficio Relazioni Internazionali, che illustrerà in maniera anche più tecnica, per così dire, cos'è il programma Erasmus, più tecnica ma non tale da preoccuparvi naturalmente, e Fabrizio Montanari, docente dell'Ateneo e delegato per la Facoltà di Scienze della Comunicazione e dell'Economia alle Relazioni Internazionali. Io chiederei al professor Grasselli di cominciare con un saluto. Bene, la presentazione del libro di oggi è proprio una perla, una piccola perla che si inquadra in un progetto generale di Ateneo di incentivazione e di rafforzamento di quello che è il processo di internazionalizzazione del nostro Ateneo in particolare, ma del sistema universitario italiano, e che è sempre stato uno dei punti di debolezza della struttura universitaria italiana. Noi non facciamo, devo dire, eccezione da questo punto di vista. Nonostante questo, nel corso degli ultimi anni, l'Ateneo ha investito molto su due fronti, direi, sul tema proprio interno dell'internazionalizzazione, quindi nel favorire in tutti i modi possibili scambi di studenti, scambi di ricercatori, scambi di docenti, ma anche, e credo che sia un aspetto assolutamente complementare, nel cercare di creare nel territorio, nella città, nei territori di riferimento, quelle condizioni al contorno che sono assolutamente condizione necessaria per cercare di attirare presso il nostro Ateneo studenti in ingresso. Politiche quindi che vanno sia nella direzione dello spingere, dell'incentivare i nostri studenti, gli studenti del nostro Ateneo a uscire, a compiere percorsi di studio in Atenei internazionali, ma anche e soprattutto, e questa forse è la sfida più difficile, attirare presso il nostro Ateneo, ma anche presso la nostra città, studenti stranieri. Vi leggo solo un paio di dati che indicano una linea di tendenza assolutamente positiva e quindi in qualche modo che gli sforzi compiuti in questi davvero ultimi anni recenti, 2-3 anni, hanno dato alcuni risultati. La mobilità in entrata passa da 19 nell'anno accademico 2006-2007 a 39 nell'anno 2008-2009, la mobilità in uscita da 46 a 72 nel giro di 2 anni. Come vedete, il problema comunque è più sentito, è quello più di attirare studenti che non quello di incentivare i nostri studenti italiani a muoversi. Da questo punto di vista un freno molto forte e importante è indubbiamente costituito dalla lingua. La lingua italiana è indubbiamente un freno alla mobilità in ingresso. Da questo punto di vista noi abbiamo
attivato nel primo semestre di quest'anno un corso di lingua e cultura italiana presso la nostra sede di Reggio, dedicato agli studenti Erasmus in arrivo. Sempre per gli studenti Erasmus europei abbiamo attivato l'abbonamento trimestrale gratuito per il servizio di trasporto pubblico nella città. Abbiamo aperto agli studenti Erasmus quell'iniziativa di leva universitaria adotta una matricola di tutoring delle matricole, iniziativa promossa dal Comune di Reggio. Devo aggiungere che a livello di Ateneo e dei comuni sia di Reggio che di Modena stiamo mettendo a punto un pacchetto relativamente al quale siamo stati finanziati con un progetto vincente, siamo arrivati al secondo posto, un progetto che si chiama Modena e Reggio Città Universitarie e che tende a allargare agli studenti una serie di opportunità che offrono le due città, ad esempio in termini di supporto informatico, di servizi ai disabili, di residenzialità. Il tema della residenzialità è un tema molto importante. Ricordo che sono previsti, 16 posti letto, ecco, presso la residenza universitaria di Via Mascagni come riserva per gli studenti stranieri. Ecco, quindi come vedete tutta una serie di iniziative, non ultima quella del party Erasmus che si è svolto il 10 ottobre, in cui la città e l'università hanno dato il benvenuto agli studenti Erasmus, una serie di iniziative, dicevo, che vanno in questa direzione, nella direzione di tentare un'operazione di internazionalizzazione, soprattutto di attrazione degli studenti stranieri presso il nostro Ateneo. L'ho tenuta anche troppo lunga e ti ripasso la parola. Grazie. No, in realtà è stato molto sintetico e ha, come dire, inquadrato perfettamente le cose. Quindi grazie al professor Grasselli per il suo saluto introduttivo, che ha inquadrato anche quello che l'Ateneo, naturalmente, ma anche il Comune di Reggio Emilia e le altre autorità pubbliche stanno cercando di fare per rendere più comfortable, come si direbbe nel linguaggio universale degli Erasmus, la loro permanenza a Reggio Emilia. Un saluto rapidissimo ad Alessandro Di Nuzzo, che è il direttore editoriale di Liberty, che è qui con noi questa sera. Adesso la parola a Davide Faraldi, che ci racconterà un po' il libro e soprattutto la sua esperienza rispetto all'Erasmus. Buonasera a tutti. Che dire del libro? A me piace parlare fino a un certo punto sotto il profilo letterario. In più qua, mi sembra di aver capito, non c'è neanche lettere, quindi direi di non perderci in situazioni di stile, linguaggio e altro. Il motivo per cui ho scritto il libro, onestamente non lo so neanche io, me lo chiedono in tanti, me l'hanno chiesto anche prima, è venuto fuori, come spesso accade quando, non lo so, si è a casa la sera da soli, se voglia di scrivere qualcosa. Poi ho visto che stava piacendo e mi è piaciuta l'idea di raccontare non tanto l'Erasmus quanto il mondo della generazione Erasmus. Per quale motivo? Perché non mi sento rappresentato, non mi sentivo rappresentato né dai mass media né da nessuno, anche perché l'unico film che ha tentato di raccontare l'esperienza Erasmus, che è L'appartamento spagnolo, onestamente non mi è piaciuto, perché ha raccontato un Erasmus che non ho conosciuto. Voi vi chiederete come fai a parlare così. Io ho studiato 6 anni all'estero, ho studiato 5 anni in Francia e 1 anno in Inghilterra. In questi 6 anni, avendo avuto il problema che hanno avuto quasi tutti fuori sede, ci sono fuori sede fra di voi? Grande, alza la mano orgoglioso. Di dove sei? Lecce. Com'è stato l'arrivo a Reggio Emilia? Ok, ha fatto il suo piccolo Erasmus. Perché? Perché comunque l'Erasmus, la generazione Erasmus, comprende quelle persone che sono uscite dal loro ambito, dal loro nido, dal luogo in cui sono cresciute e hanno scoperto che a 50 km di distanza esistevano delle realtà che non erano quelle che gli erano state raccontate. Allo stesso modo i giovani vengono raccontati solo come black bloc, veline,
uomini e donne, Grande Fratello, musicisti e calciatori. Sono gli unici fra i 20 e 35 anni che hanno diritto di parola sui giornali o nelle TV. Tutti gli altri non sono rappresentati. Soprattutto in Italia non si parla mai di cittadinanza europea, di apertura mentale. Si ragiona ancora fra regioni, province e non ci si rende conto che facciamo parte dell'Europa. Coloro che invece hanno la fortuna, la possibilità di uscire dal loro ambito, riescono ad aprire la mente, inizialmente come può essere successo al nostro amico di Lecce, capire che comunque l'Italia è fatta in maniera diversa anche da quello che pensava e lo scoprire che comunque quelli del nord magari non sono tutti razzisti, quelli del nord non è vero che mangiano la polenta tutto il giorno, vedi che ride, lo sai. Tu sei arrivato qua e pensavi che mangiassero solo piadina, di la verità. Piadina o cose simili. No, perché comunque siamo vittime degli stereotipi. Quindi con questo libro il mio tentativo era quello, da un lato di incentivare i ragazzi a vivere esperienze simili, dall'altro far capire all'opinione pubblica che comunque i giovani fra i 18 e i 35 anni, solo l'1% sono quelli di cui parlavamo prima rappresentati dai mass media. C'è tutta una massa pensante che però non è rappresentata. E questo problema poi si ha anche a livello lavorativo. Voi attualmente non lavorate, ma io ho avuto la fortuna sfortuna di lavorare e in quanto laureato mi guardavano come... Il laureato è visto come quello che vuole fottere il posto, perché nella maggior parte dei casi le aziende sono gestite da persone che si sono fatte da sole in Italia, a parte le grandissime aziende dove invece si è dei numeri e quindi non si pongono neanche questo tipo di problema. Perché consigliare un'esperienza Erasmus? Perché quando si va fuori, una cosa importante, scusate, un'ultima premessa, io parlo di Erasmus ma parlo anche di fuorisede, cioè l'esperienza di andare fuori, in questo caso siete tutti già iscritti a Reggio Modena, immagino, sono vivi? Cioè potete rispondere, ragazzi? Okay. C'è qualcuno che è un docente non sa se rispondere. Ah, ok. Quanti sono docenti? Quanti sono studenti? Wow, grandi, orgogliosi. Che cosa succede? Allora, quasi tutti voi immagino abitiate ancora coi genitori. Quanti di voi abitano coi genitori? La domanda è stata che... Vale anche per i docenti. Beh. Da quello che diceva Padoa Schioppa potrebbe esserci qualche docente che vive ancora con i genitori. Quindi che cosa succede? Che chi vive a casa forse non se ne rende conto, torna a casa, si trova tutto pronto, al limite l'unico problema può essere rifai la cameretta altrimenti non ti do la mancia, ma questo magari funziona ancora poco. E si vive tranquillamente. Quando si esce di casa, perché può far paura l'idea di uscire di casa? Perché si esce di casa e l'Erasmus che viene descritto come una festa di 9 mesi, non è una festa di 9 mesi. Perché quando partite in Erasmus, e ci sono ragazzi che hanno già fatto l'Erasmus, una la conosco sicuramente, lui anche, qualcun altro di voi ha fatto l'Erasmus, ecco. Quando si esce di casa, succede che magari all'inizio non si trova una casa. E quindi bisogna cercarla, se l'università in alcuni casi non è riuscita a trovarvi una location adeguata. Poi che cosa succede? Che tornate a casa e sentite il buio. Lo sentite proprio, non l'ho detto a caso. Perché proprio entrate, oltre a vederlo, accendete e sentite che non c'è nessuno. Mentre a casa, quando tornate, capita che non c'è nessuno, ma accendete la TV. Ma se voi siete in un paese straniero, accendete la TV e in quel momento non capite nulla, è come se ci fosse silenzio in casa. E quella già è una prima esperienza. Questa è una cosa che inizialmente pesa tantissimo, dopo un po' non riuscirete a farne a meno. Quando tornerete a casa e sentirete rumore, comincerete a... perché fanno rumore? Però inizialmente ci sono delle grosse difficoltà, ma sono quelle difficoltà che poi permettono di crescere. All'inizio avrete anche un sacco di problemi con le persone del posto, perché le persone del posto si comporteranno come voi vi comportate qui con gli Erasmus che arrivano, perché voi avete già il vostro giro, perché avete la vostra cerchia di amici, avete le vostre abitudini
E quindi vi interessa poco conoscere altre persone. Quando andate fuori, spesso gli studenti del luogo si comportano come fate voi qui. E quindi cosa fate? Vi ritrovate fra Erasmus. Ci si ritrova fra stranieri, ma questa è una cosa che succedeva già nei secoli scorsi, quando gli italiani andavano in Argentina, andavano in Nord America e cercavano di aiutarsi fra di loro, perché sia per piccole discriminazioni, sia perché comunque vi assicuro che anche lo studente che parte con le migliori intenzioni di imparare una lingua, dice non voglio frequentare gli italiani, voglio parlare tutto il tempo in inglese, arriva a sera che c'ha mal di testa e non vede l'ora di sentire dire qualche parola in italiano. A me è successo di guardarmi 3 film consecutivi di Nanni Moretti su Art Six perché li davano in lingua originale. Io non avevo mai guardato Nanni Moretti, ma ho guardato per 6 ore di fila Nanni Moretti pur di sentir parlare in italiano, perché all'inizio dicevo no, no, io devo frequentare i francesi, e invece è andata a bagno totale. Che cosa succede quindi? Ci si incontra fra stranieri e ci si scopre soli, quindi essendo l'uomo un animale sociale abbiamo bisogno di conoscere gente nuova e ci interessa tutto. Scoprirete che all'inizio, pur di parlare, vi interessa qualsiasi argomento. E soprattutto scoprirete che ci sono degli argomenti con i quali non eravate mai entrati in contatto che vi piacciono. Perché magari voi nella vostra cerchia di amici siete abituati la domenica pomeriggio a guardare diretta gol o andare allo stadio. Magari scoprirete che vi piace andare al cinema. È una cosa che non avevate mai fatto la domenica pomeriggio, scoprite di fare questa cosa qui. O scoprite il basket, o scoprite la pallavolo. Avete la possibilità di conoscere meglio voi stessi. Poi chi è partito in Erasmus, non so se può confermarmi di aver scoperto delle cose di se stessi che non pensava di avere dentro, delle passioni che non credeva di avere. Lui me lo conferma, potete confermarmi? A me mi ha confermato che non sono italiano. Come non sei italiano? Ecco, un'altra questione è lo stereotipo. Io quando sono tornato a casa e ho spiegato ai miei amici che non è vero che i tedeschi mangiano la pasta con la marmellata, sono rimasti traumatizzati, perché comunque loro erano cresciuti con l'idea che il tedesco mangia la marmellata con la pasta. Ma come è stato un trauma per gli stranieri che mi hanno conosciuto scoprire che gli italiani non si nutrono di pasta e pizza bevendo caffè. Questa, di nuovo, è una cosa che per gli stranieri rimane uno stereotipo per cui l'italiano si comporta così. Ah, intanto suona il mandolino, perché, o canta. Queste sono le cose per cui gli italiani, non so se succedeva anche a voi. A me succedeva che rimanevo colpito dal fatto che io non giocassi a calcio e non fossi interessato al calcio. Come, non sei interessato al calcio? Ma che italiano sei? Io non so, cioè. E quindi nulla, il mio tentativo appunto tramite il libro è stato questo, soprattutto perché non è assolutamente vero, e anche qui chiedo conforto a chi è partito in Erasmus, che le feste Erasmus sono i festini sadomaso in cui viene uccisa una studentessa. Perché attualmente in Italia l'Erasmus, se uno pensa all'Erasmus, pensa al delitto di Perugia. No, spesso succede così, cioè se io quando parlo con mio nonno che ha 92 anni e gli dico e mi dice ah ma come mai non ti sposi? Lo so, è perché tutte vanno in discoteca, uno con una mentalità così, l'Erasmus per lui è il delitto di Perugia. Invece nelle feste Erasmus, dato che l'Erasmus per natura è povero, perché anche il più ricco di famiglia quando è in Erasmus è povero, e anche il fuorisede, il più ricco di famiglia quando è in Erasmus è povero, quindi vive con poco, che cosa succede? Che le feste consistono nel ritrovarsi a casa di quello che ha la casa più grande, o la fortuna che avevamo noi a Nizza, della spiaggia fino a ottobre o dopo marzo, l'invito è ad omnes, quindi io dico a lei, lei lo dice a lui, e ognuno chiama 5 amici, che poi lo dico anche a lei, lo dice anche a lui, c'è un carnaio di gente, ognuno porta qualcosa da bere, qualcuno porta qualcosa da mangiare e si sta lì in chiacchiera. Cioè, io non so se voi vi buttavate in discoteca fino alle 4 del mattino, ma la discoteca costa troppo per un Erasmus, e quindi in discoteca se ci si va una volta ogni 2 mesi è tanto, e sono serate studenti in cui si paga solo £2,50 la birra grande.
perché altrimenti non ci si va. Vedo che lei ride, quindi anche lei faceva queste cose qui. Ultime due cose. Altro aspetto dell'Erasmus di cui non si parla mai. Uno, quando torna dall'Erasmus, ne parla in toni entusiastici. Tutto bello, ah, che bello l'Erasmus, che bello. Tempo fa, durante una presentazione, c'era un cinquantenne che mi diceva, sì, vabbè, ma tanto funziona sempre così. Io gli ho detto, chiedo scusa, ma lei quando era giovane cosa faceva? Noi facevamo i cortei. E gli ho chiesto, ma quando voi facevate i cortei e li raccontavate agli amici, gli raccontavate di quando passava la polizia e facevate i cori, di quando passava il vostro bersaglio e gli facevate i cori e gli lanciavate di tutto? Non raccontavate di tutte le riunioni che facevate prima, di quando stavate fino alle 4 del mattino a piegare i volantini, di quando di nascosto andavate ad attaccarli? Perché quella era la parte negativa. L'Erasmus fa lo stesso, rimuove la parte, le difficoltà iniziali di quando si vuol sentire un amico e si pensa, se chiamo il mio amico spendo 2 euro, con 2 euro mi prendo una birra, prendo la birra, perché almeno posso uscire la sera con i miei amici, altrimenti rimango a casa da solo. O quando si vuol chiamare a casa ma si pensa, cavolo, ho già chiamato ieri, se chiamo anche oggi poi pensano che sia in difficoltà, e allora li chiamo domani. Questi i primi mesi, poi dopo ci si dimentica proprio, i genitori chiamano, ma ci sei ancora? Esisti? Sei ancora vivo? Dimmi qualcosa. Ah no, è che c'ho una festa, c'ho qualcosa, sto studiando, sono in biblioteca, non posso rispondere. Queste sono le scuse. Però bisognerebbe, secondo me, anche per chi è tornato e per chi andrà e tornerà, cercare di spiegare anche che l'Erasmus è soprattutto una crescita personale. Perché in tutte queste difficoltà che poi vengono superate, e la gioia è proprio superarle, ci si forma dentro, perché si ha un sacco più di tempo, perché non c'è la TV. Voi eliminate a una ragazza standard stereotipata, adesso lo prendo io uno stereotipo, eliminate uomini e donne, le finali di Amici e i reality, ha un sacco di tempo in più. Togliete i soldi che manda per votare chi deve uscire all'Isola dei Famosi o al Grande Fratello, ha un sacco di soldi in più. E quindi si riesce a vivere. Qualcuno dice, ma l'Erasmus costa caro. Per voi che vivete in casa, immaginate quanto costate alla vostra famiglia. Perché spesso chi vive in casa dice, io non costo niente alla mia famiglia. Poi il venerdì sera va al pub, il sabato fa pizza discoteca, e poi si compra ogni 2 settimane una maglietta nuova. Fate quel conto lì, aggiungete ai 300 euro circa che mi diceva prima Antonio, essere la borsa generale, giusto, sui 300, 250-300 euro, e vivete tranquillamente. In Inghilterra, noi, l'Inghilterra, quanti pensano di voi che l'Inghilterra sia cara? Ipocriti, grande! Comunque, stereotipata, l'Inghilterra è cara. Noi vivevamo con 25 sterline a settimana, perché prendevamo tutti i prodotti Asda. Asda è un supermercato tipo Coop, noi uscivamo con i borsoni pieni di buste bianche con scritto Asda sopra. Ecco, al Lidl. Io non so cosa ho mangiato, questo è vero. Effettivamente potrebbero trovarmi addosso delle malattie che si ritenevano estinte. Perché... Però allo stesso modo io in Erasmus, o comunque nella mia vita universitaria, ho imparato a fare la pasta, ho imparato a fare la pizza e la focaccia, ho imparato a cucinare prendendo gli elementi basi. Ho scoperto che il risotto ai funghi non nasce in busta, ma bisogna prendere il riso, i funghi, il burro, l'olio e si riesce a fare un risotto ai funghi. Mentre all'inizio, il fuorisede credo mi potrà essere d'aiuto in questo caso, il cibo preferito è il tonno. Il tonno non è un pesce, ma è una scatoletta con all'interno un prodotto che è commestibile e ha un gusto, giusto? Perché tonno simmental e il 4 salti in padella ha risolto i problemi di tantissimi studenti. E non solo degli studenti, poi, perché è diventata una comodità. E per chiudere, poi vorrei che parlaste anche un po' voi, faceste domande, confrontarmi anche con loro. Per chi è già tornato, una cosa importante è questa. Spesso ho notato, parlando poi con le persone, quando si torna a casa ci si dimentica di quello che abbiamo imparato. C'è la crisi post Erasmus, quella è normale, non ci si trova più con i propri amici perché abbiamo un'apertura mentale per cui abbiamo dei ritmi diversi. Sappiamo ragionare con la nostra mente, perché l'Italia vista da fuori non è l'Italia che
ci viene descritta da TG1, 2, 3, 4, 5, Studio Aperto non è un telegiornale però, vabbè, l'ho citato uguale. E questo rischia di essere dimenticato, perché comunque lo vedrete quando inizierete a lavorare, i meccanismi italiani del lavoro sono molto perversi. In Italia, quando un'azienda che non sia enorme, ma anche quelle enormi, hanno bisogno di lavoro, non guardano i curriculum, chiamano l'amico a sapere se ha qualcuno sotto mano da mandargli, potete confermarmelo questo credo. E quando si inizia a lavorare bisogna mandare giù molti rospi. Bisogna, secondo me, cercare di mantenere la propria identità, cioè cedere fino a un certo punto. Non è facile, io in prima persona sto lottando contro queste cose, però bisogna ricordarsi che abbiamo avuto la fortuna di conoscerci meglio. E una volta tornati a casa, dobbiamo rimanere fedeli a noi stessi nel tentativo di continuare a vivere come abbiamo scoperto ci piace, senza poi ritornare negli ingranaggi per pigrizia, perché poi alla fine è pigrizia il fatto di tornare nei vecchi ingranaggi. E quindi, che dire, per chi l'ha fatto vi consiglio di fare anche ricerca tesi, Leonardo, e avere l'opportunità di andare nuovamente fuori, e per chi non l'ha fatto vi consiglio vivamente di leggere il libro, perché sennò poi lui non mi fa più pubblicare nulla, e no, sto scherzando, e di partire in Erasmus, perché è un'esperienza che non è divertente, a me non piace dire che è divertente, è un'esperienza incredibile sotto l'aspetto personale. Grazie, finito. Moltissime grazie a Davide, che ci ha fornito una descrizione molto lucida di cosa significa partecipare alla generazione Erasmus ed essere, come dire, all'interno di questo mood che ti cambia la vita. Talmente lucida che mi sembra che le scatolette e il tonno non abbiano sortito effetto sulla salute di nessun genere, anzi probabilmente hanno rafforzato e reso ancora più intensa la capacità critica. Ci ha un po' smontato l'idea che in Erasmus ci si divertisse come dei pazzi, io adesso sono un po' deluso, però la descrizione è vivida e realistica di chi l'ha provata. Ad Antonio vorrei chiedere, per fare tutto questo e per vivere l'esperienza che ci ha raccontato Davide, come si fa? È molto difficile parlare dopo Davide, insomma, per esposizione abbastanza leggera, nel senso di puntare molto sul lato dell'esperienza e insomma, che è poi l'aspetto più vero, insomma, se vogliamo, no? Il mettersi in gioco, il provare a esperire sulla propria pelle, insomma, questo tipo di esperienza unica nella vita che cambierà a molti il percorso proprio e un punto di non ritorno, insomma, questo è innegabile. Volevo innanzitutto fare un ringraziamento a tutti i presenti, insomma, perché dai docenti coordinatori che da anni collaborano con questo progetto, alla mia responsabile Ernestina Ricevuto, che ha permesso anche la realizzazione di questo evento, e un ringraziamento particolare lo faccio a Giorgio Ambrosetti, che è uno studente di scienza della comunicazione, che ha esperito questa esperienza 2 anni fa, se non sbaglio, no? In Norvegia, come dire, mettendosi in gioco in maniera, insomma, veramente totale, insomma, quindi ringrazio molto per l'esperienza, insomma, che hai vissuto, anche permesso a noi, insomma, di poter collaborare con te in questo modo, e che tu sia anche d'esempio, insomma, a tante altre persone. Un'esperienza gratificante, insomma, la ricordiamo tutti quanti, ci siamo stati coinvolti in maniera piena e totale, in particolare anche la mia responsabile, insomma, che l'ha seguito molto da vicino. E non voglio appesantirvi, chiaramente il mio compito è quello di presentare anche l'Erasmus sotto il profilo un po' più istituzionale, nel senso, insomma, del bando, delle procedure. Ciò che mi preme sottolineare innanzitutto è che la mobilità Erasmus in realtà è un modo concreto di fare l'Europa, insomma, al di là dei tecnicismi, delle regole burocratiche che poi regolano questo programma, che necessariamente si poggia, insomma, su dei regolamenti, insomma, comunitari e quant'altro. È un modo concreto di fare l'Europa, perché se pensiamo bene, insomma, si tratta di fare un'esperienza all'estero, un periodo di studio da tre mesi, insomma, a 12 mesi, presso uno dei tanti atenei partner con i quali i nostri docenti coordinatori ogni anno lavorano, insomma, durante tutto il periodo dell'anno per fare questi accordi, per cercare, insomma, di stipulare queste convenzioni, per mettervi in condizione di poter fare poi questa esperienza in concreto, che poi ognuno nel suo piccolo la potrà declinare un po' come Davide ha spiegato, insomma, ognuno avrà il suo Erasmus in un certo senso, anche
pensando al titolo di questo evento, Yes We Erasmus, era un modo per richiamare insomma al fatto di dire sì, insomma, lo possiamo fare anche noi in qualche modo e possiamo personalizzarlo in maniera unica e ripetibile. Quindi l'Erasmus è sostanzialmente questo modo concreto di fare l'Europa che permette a sistemi universitari, se pensiamo che sono sostanzialmente diversi, di poter comunicare tra di loro, quindi l'opportunità di poter studiare senza pagare tasse universitarie presso le tante università convenzionate e l'opportunità soprattutto di poter sostenere esami, perché poi comunque al di là dell'aspetto dell'esperienza è giusto che noi sottolineiamo anche quello che è la pietra miliare dal punto di vista insomma didattico dell'Erasmus, cioè il riconoscimento accademico degli esami, quindi questa opportunità di poter fare esami all'estero, quindi aprirsi questa parentesi sullo scenario europeo e far sì che questa attività didattica fatta all'estero venga poi riconosciuta nel proprio ordinamento degli studi. Sembra poco, in realtà, se pensiamo alle diversità dei sistemi universitari, è una grandissima cosa, perché è un sistema di comunicazione fantastico, insomma, poter far dialogare due sistemi completamente diversi e far sì che poi, alla fine di questo percorso, il proprio trekking universitario, come abbiamo anche definito questo incontro, sia diventato un qualcosa di unico, di particolare, insomma. Mi apro una parentesi per poter far sì insomma, che la mia laurea sia un qualcosa di diverso. E, dovrebbe essere, come dire, pensato anche in maniera consapevole nel contesto internazionale nel quale poi siamo come dire, inseriti. Alle volte non è stato difficile, cioè non è stato raro, insomma, ascoltare studenti, insomma, timorosi del fatto di potersi laureare con 6 mesi di ritardo, magari se fanno un'esperienza Erasmus, cosa che in realtà non è vero. Semmai ci sono dei tempi tecnici di rodaggio, no? Quando sei all'estero, insomma, capire un attimino com'è fatta la realtà del posto prima di poter poi carburare con gli studi. Ma può oggi uno studente di ingegneria, ad esempio ne faccio uno su tanti, non confrontarsi su uno scenario internazionale dove ogni anno un paese come l'India di ingegneri ne sforna 200.000, insomma, tutti quanti oltretutto che parlano perfettamente l'inglese, perché insomma come ex colonia britannica chiaramente insomma sono anche parlano insomma l'inglese, quindi hanno questa chiave di lettura universale. Non si può non considerare questo aspetto, non si può considerare il fatto che un'esperienza internazionale caratterizza il proprio percorso universitario come un percorso d'avanguardia, non diciamo elite, anche se poi in realtà è vero, lo studente che ha avuto un'esperienza internazionale senz'altro si presenta sul mercato del lavoro come un qualcosa in più. Chi si occupa insomma di chi ha contatti con le aziende sa perfettamente insomma quanto sia importante per un'azienda selezionare uno studente che abbia avuto un'esperienza di questo tipo all'estero, perché al di là dei risultati raggiunti dal profilo strettamente didattico, insomma, c'è come dire il fatto di vedere nello studente o nell'ex studente questo spessore in più, questa capacità di essersi messo in gioco, di essersi rapportato con altre realtà, e quindi senz'altro molto importante, dove evidentemente non si può più fare a meno. Non siete tantissimi, insomma, spero che chi qui oggi è presente come studente abbia già un'idea chiara o comunque una forte motivazione a far questo. Ci sono col tempo insomma diversi fattori che hanno fatto sì che l'Erasmus abbia avuto un attimo dei momenti di tregua come flussi in aumento, perché insomma anche la riforma universitaria, la 3+2, alle volte non c'è nemmeno il tempo per concepire e progettare questo tipo di esperienza. Il nostro ufficio come attività, quindi anche il nostro Ateneo, ha sempre con la collaborazione dei docenti, insomma, cerca di dare sempre molta più spinta a questo programma. Gli accordi crescono di anno in anno e toccano più o meno quasi tutti i paesi dell'Unione Europea. E, come dire, è un'esperienza insomma, che, come anche è stato consigliato qualche tempo fa durante il ventennale Erasmus, che doveva essere ormai un qualcosa di default nel percorso di laurea di ciascuno studente universitario. Il nostro approccio chiaramente nei confronti dello studente è, non dico prettamente istituzionale, perché chiaramente noi curiamo un programma, quindi mettiamo a disposizione degli studenti questa che è un'opportunità appunto enorme, ma ultimamente appunto, come anche ricordava il prorettore, professor Grasselli, si sta cercando di dare impulso a tutto quel
quel bisogno di comunità che nasce anche dello studente, perché comunque poi sono due aspetti imprescindibili, no? C'è da una parte l'approccio istituzionale, il programma, tutto ciò che attiene alla contrattualistica sostanzialmente, no? Rapportarsi con il bando, la domanda, la candidatura, la selezione, il piano di studi, e dall'altra c'è questo bisogno di comunità, questo bisogno di inserirsi in un contesto, quindi sia per gli studenti in entrata, attraverso attività e iniziative che spesso vengono portate avanti anche i singoli docenti coordinatori, insomma, che si fanno carico di questo bisogno da parte degli studenti in entrata, e dall'altra anche da parte delle associazioni studentesche. Io non posso che invitare tutti quanti a prendere visione dei bandi che verranno pubblicati, insomma, prossimamente, il primo forse anche già domani sarà visibile sul web, che riguarderà l'Erasmus Placement, perché poi l'Erasmus negli ultimi anni si è anche un po' articolato in diverse azioni, in diverse possibilità, per cui di fianco al classico Erasmus studio, quindi il periodo per cui uno fa esami all'estero, adesso c'è anche la possibilità di fare il cosiddetto placement, un'esperienza di stage presso aziende straniere. Il tutto chiaramente caratterizza il percorso universitario dentro quella cornice che poi appunto viene definito il programma Erasmus, che è il Lifelong Learning Program, no? L'apprendimento durante tutto l'arco della vita, studio e tirocinio dovrebbero essere quegli strumenti che fanno di ciascuno studente europeo uno studente, insomma, senz'altro con molti strumenti spendibili dal punto di vista del mercato del lavoro, della formazione personale, ma anche della crescita personale singolare. Non vorrei appesantirvi, insomma, su tecnicismi relativi al bando. Vi ho citato gli aspetti caratteristici della mobilità Erasmus, cioè ciò che vi dà lo status di studente Erasmus, e quindi l'opportunità di frequentare gratuitamente, insomma, attività accademiche all'estero, e far sì che questo venga, attraverso il riconoscimento accademico degli studi, riconosciuto nel proprio ordinamento. Il regolamento di Ateneo in merito alle attività didattiche fatte all'estero tengo a sottolineare che è anche evidenziato a livello nazionale come esempio di buona prassi, perché l'Ateneo di Modena si è dotato di un ottimo regolamento in termini di riconoscimento accademico e permette non solo allo studente che fa l'Erasmus, ma chiunque intraprenda, insomma, un'esperienza di mobilità internazionale, di far sì che questi meccanismi di dialogo tra i diversi sistemi possano comunicare, e quindi far sì che qualsiasi parentesi aperta all'estero possa, entro certi limiti, insomma, essere riconosciuta anche nell'ordinamento italiano. E quindi deve essere anche, come dire, l'esempio per concepire, come quello che diceva Davide sostanzialmente, non solo l'Erasmus come programma, ma Erasmus come momento della, non so, dello sviluppo personale, quindi il mettersi in gioco e il provare attività all'estero che possono senz'altro, insomma, darvi qualcosa in più da questo punto di vista. Magari passo la parola, poi se avete, come dire, domande e anche dubbi su aspetti e caratteristiche, insomma, su domande più squisitamente, insomma, speculari alla mobilità, chiaramente resto a disposizione, insomma. Molte grazie anche ad Antonio Sblendorio, esposizione tutt'altro che pesante, insomma, nessuna preoccupazione, anzi decisamente vivace, come vi diceva, è assolutamente a disposizione qui e nella sua funzione istituzionale, appunto l'Ufficio Relazioni Internazionali, per risolvere i dubbi. Ritorniamo all'interno del corpo docente con Fabrizio Montanari, che per esperienza diretta e per proposta didattica è un grande fautore dell'internazionalizzazione e dei rapporti internazionali come momento di crescita. Fabrizio. Grazie. Beh, diciamo, io sono delegato ai rapporti internazionali della facoltà da un paio d'anni, e la cosa che ha fatto molto piacere, adesso infatti guardavo un po' di cifre che ha portato Antonio, come quando avevo preso in mano io c'erano vero università con cui avevamo rapporti Erasmus nell'area di management e vero studenti stranieri che venivano in questa facoltà. In questi anni siamo riusciti e abbiamo fatto anche un'altra cosa, che forse il professor Grasselli ci fa sempre, esatto. infatti le percentuali non le ho dette, perché era come sparare sulla Croce Rossa. Però ecco, un'altra cosa che noi abbiamo fatto, che è altrettanto molto importante, che infatti forse il professor Grasselli non sapeva, è che noi siamo l'unica facoltà che offre un esame in inglese di tutto l'Ateneo, e penso anche di molti Atenei italiani. Per cui è molto poco, indubbiamente, ma già solo questo corso ci ha permesso di stipulare gli accordi. Per cui, infatti, voglio ringraziare anche gli altri docenti che lo fanno a titolo totalmente gratuito e volontaristico, più del monte ore a cui siamo tenuti fare.
E diciamo, a parte le, diciamo, senza fermarmi appunto nei tecnicismi su quante sedi abbiamo e via dicendo, ne abbiamo tante, la cosa che mi dispiace è che ogni anno solo la metà dei posti più o meno viene assegnata, perché purtroppo ci sono poche domande. E quindi su questo è una cosa che poi, più che organizzare la giornata di presentazione, diciamo, angosciare gli studenti delle mie classi a presentare domanda, io non posso fare. E qua va un po' anche il discorso, secondo me, molto interessante che faceva l'autore, Davide, sul fatto anche, da un certo punto di vista, di paragonare l'Erasmus anche ai fuorisede che vengono qua a studiare. Cioè, anch'io sono stato fuorisede quando ero studente, sono fuorisede anche adesso che lavoro qua, sempre un po' fuorisede. E il discorso è anche un po' su come, secondo me, si intende l'università. E questa è una cosa che mi fa molto tristezza quando vedo gli studenti di 20 anni che l'unica preoccupazione che hanno è sapere quante pagine ci sono da studiare, come sarà l'esame, se un capitolo va fatto oppure no. E questo è triste perché il mercato del lavoro, che comunque è più positivo di come Davide l'ha descritto, però per riuscire anche a far valere le proprie idee, e quindi io non sono contro, questo concetto di resistenza non mi appartiene, no? Però in modo positivo, per riuscire a essere anche valorizzati, l'università rappresenta un momento importante. E se l'università diventa semplicemente prendere un foglio di carta, allora forse è meglio andare a lavorare a 18 anni, si fanno risparmiare i soldi alla famiglia e si è anche più felici. Per cui anche l'Erasmus, come tu dici, è anche il fuorisede. Io dico, fare l'università con una certa mentalità che ti porta a fare l'Erasmus, cioè che è quella di mettersi in discussione, di fare qualcosa oltre a quello che è prestabilito, perché l'Erasmus non te lo dice nessuno di farlo, anzi, appunto, come diceva Antonio, fare tutte le cose burocratiche è una bella fatica all'inizio da fare, però significa anche cercare di fare qualcosa in più che ti arricchisce sicuramente. E ciò significa anche, non so, vivere all'università, venendo in università, non stando soltanto per gli esami, frequentare gli incontri, frequentare i seminari, fare qualcosa in più. E questo è una cosa, secondo me, che manca agli studenti, ce ne sono pochi, forse in parte colpa anche dei docenti, perché andare a sentire in aula uno che ripete sempre le stesse cose probabilmente annoia, che però appunto nella generazione Erasmus ci vorrebbe anche questo, quindi anche affrontare l'università e fare meno domande, perché se ogni anno fanno domanda 27 persone quando ci sono 80 posti a disposizione, allora dico, chi me lo fa fare di stare qua a fare accordi con nuove università? Per cui aiutatemi anche a dare un senso al lavoro. Lascio la parola a Massimo. Grazie al fuorisede permanente Fabrizio Montanari, fuorisede ma non fuori posto come avete visto, anzi molto motivato a combattere una battaglia di internazionalizzazione a profitto degli studenti. E Davide, ti ripasso la parola per una serie di considerazioni e una lettura. Sì, e innanzitutto una cosa, una proposta che volevo fare al Rettore e a tutti voi per attirare qui persone ma anche per incentivare magari gli studenti. Io ho avuto la sfortuna e fortuna di essere uno dei primissimi in Italia a seguire un progetto di doppia laurea. È un progetto che per ora so essere perseguito a Torino, Pavia e Genova e consiste nel effettuare il percorso universitario in due università dove bisogna passare almeno un anno in una delle due. Praticamente io ero nel vecchio ordinamento, doveva essere 3 anni in Francia e l'ultimo in Italia o viceversa. Non so se io parlo senza sapere se voi qui lo facciate. E questo è secondo me è una cosa molto intelligente sia per noi sia per gli stranieri, anche perché parlano tanto di comunità europea, ma io vi posso assicurare che mi hanno fatto molti problemi con i titoli francesi e fortunatamente ho avuto anche il titolo italiano, perché altrimenti avevo grossi problemi. E adesso con la laurea in lettere presa in Francia ho tanti problemi in Italia, perché ci sono pratiche burocratiche lunghissime. Un progetto di doppia laurea dove appunto si utilizza una borsa Erasmus all'interno di questa doppia laurea sicuramente stimola, perché l'idea di avere due lauree, una a Reggio Emilia, una a Londra, per dire un nome a caso, sicuramente anche nel curriculum aiuta tantissimo. E questa potrebbe essere magari un'idea che vi do per magari attirare le persone, perché magari molti stranieri
gli stranieri si comportano come ci comportiamo noi. Se a una persona che non è mai uscita dall'Italia gli viene proposto Barcellona e Salamanca, non guarda prima Salamanca, prima pensa a Barcellona, penso tu possa confermarmelo, Antonio, che comunque si guardano più, la grande città attira di più. In Francia le domande sono per Parigi, non sono per Bordeaux, perché comunque c'è più fascino. Essendo l'università di Reggio e Modena abbastanza nuova, si può incentivare lo studente straniero offrendogli un titolo italiano. Questa è una cosa così. Poi volevo chiedere, tornando invece al libro, non lo faccio per narcisismo, ma perché secondo me, o meglio, mi è stato detto che c'è una parte, un tratto del libro che ben delinea la differenza fra chi ha il coraggio di vivere la propria vita e chi invece sopravvive all'interno della propria vita. E volevo chiedere a qualcuno, te la senti? Io, allora, questa ragazza io non la conosco, ve lo dico onestamente, l'ho conosciuta tramite internet perché aveva preso questo stralcio del mio libro e l'aveva pubblicato nel suo blog scrivendo, posso dirlo? Scrivendo, sembra scritto apposta per me. Ed è una cosa che vi assicuro, essendo un emergente, mi ha emozionato tantissimo perché se avrete l'opportunità di scrivere un libro, fare un film, fare qualcosa, sono cose che vi rincuorano. Hai voglia di leggerlo? Ok, grazie. Ah, perché riesci solo sul tuo? Tutto segnato. No, vieni qui, vieni qui. Ti do il microfono in mano? Ti lascio la sedia. Così è più semplice. Lei ha fatto l'Erasmus, non l'ho detto a caso. La maggior parte delle persone che conosco sono treni che corrono lenti su binari bloccati, sfrecciano su rotaie sicure. Sanno che esistono stazioni che non hanno mai visto, scambi che potrebbero essere sbloccati, potrebbero di colpo cambiare il paesaggio, potrebbero far assaporare quel brivido ormai dimenticato di nuove avventure, ma fingono di non guardarli e se li guardano lo fanno con malinconia. Si celano dietro a sicurezze di burro, figlie della paura, figlie di un mondo in cui l'importante è avere un alibi che giustifichi il fallimento. Hanno dei sogni che non inseguono, delle mogli che non amano, degli amici che non tollerano. O forse hanno semplicemente capito. Capito come si deve stare al mondo, capito che i rimpianti sono solo piccole aghi che trafiggono il cuore in tristi serate invernali, che i valori esistono solo sui libri o nei film, che se sei un treno che viaggia su rotaie sicure, non c'è bisogno di guardarsi intorno. Il mio treno, invece, ha sempre cercato in ogni scambio di capire quale fosse il binario giusto, quale stazione fosse migliore di quell'altra, quali rotaie mi avrebbero portato alla felicità. Il mio viaggio fin qui è pieno di continue sterzate, di rallentamenti, di accelerazioni improvvise, di cieli sempre diversi, passeggeri sempre diversi, volti sconosciuti, cibi sconosciuti, odori nuovi. Ma una stazione si ripresenta di continuo. Si dice che sia frequentata da treni particolari, che partono e arrivano lì tutti i giorni, senza fermate intermedie, attraverso tanti percorsi diversi che però alla fine riportano sempre lì. Una stazione che conoscevo bene, ma che conosco sempre meno. Una stazione dove i volti conosciuti diminuiscono a ogni viaggio. Una stazione dove cerco di stare il meno possibile perché a quanto pare non succede mai nulla. Un luogo dove tutti sono bramosi di sapere come sono le altre stazioni, ma solo pochi desiderano scoprirlo veramente, rischiando. E allora, ogni volta che torno in questa stazione, sono assalito dalle loro curiosità, ma soprattutto da una domanda, sempre quella, sempre presente, quasi ossessiva, una domanda alla quale non so mai rispondere. E adesso cosa fai? Questo è per dire cosa? Che comunque quando si esce, quando si va fuori sede, quando ci si allontana dal nido, quando poi si torna, tutti ti tempestano di domande e tutti ti chiedono, ma adesso cosa stai facendo? Perché all'inizio riescono a seguire il tuo percorso, poi si perdono piano piano, è vero? Me lo confermano anche loro.
E uno magari in quel momento è tornato un attimo a casa per ripartire per un altro progetto, non ne ha la più pallida idea di cosa vuol fare o ha un ventaglio di proposte che sta valutando. E quindi questa domanda diventa veramente un peso. E allo stesso tempo, quando noi chiediamo, noi perché che siamo usciti, che viaggiamo, magari me lo può confermare anche il professor Montanari quando faceva il fuorisede, si chiedeva, e qua cosa è successo, cosa avete fatto? Ah no, qua niente. Qua non è successo niente, nel paese non è mai successo nulla. Al limite le notizie sono due che si sono messi insieme, una che è rimasta incinta o due che si sono mollati. Queste sono le uniche notizie che vengono date. E mi piace vedere lui che continua a ridere, anche lei, perché probabilmente è quello. Le uniche notizie che circolano sono quelle. Sembra veramente che la vita di chi resta sia totalmente piatta, non venga fatto nulla. E quindi quello che vi consiglio onestamente di fare, cercate ogni scambio di capire, ogni tanto si trovano anche dei binari morti, ogni tanto si trovano anche dei binari in cui ci si scontra con altri treni, però vale la pena rischiare, non vale la pena veder passare la propria vita. C'è anche una citazione di Shakespeare che mi piaceva molto e che ho voluto mettere qui all'interno del libro, che è, un attimo ve la dico bene perché sennò me la dimentico, perché ho scritto 2 anni fa, non è che ho fatto ieri. Dove cavolo l'ho messa? Dov'è quella di Shakespeare? Non te lo ricordi? Dai, Alessandra. No, comunque era meglio essere protagonisti della propria tragedia che spettatori della propria vita. E quindi rischiate, ragazzi, non abbiate paura, e vi assicuro che ci sono un sacco di persone che non conoscete con le quali potreste trovarvi benissimo. E non sono su Facebook, cioè sono reali. Potete trovarle anche fuori. C'è un gruppo di Facebook che vi consiglio, visto che dalle risate capisco che molti di voi hanno Facebook, che è Siamo Amici su Facebook, ma se ti incontro per strada non ti saluto, che è un aspetto che molti hanno denunciato, del fatto che sono amici su Facebook, poi si incontrano, non si guardano neanche, quasi con odio. E magari invece di cercare gli amici su Facebook, quando siete in treno davanti a qualcuno che potrebbe avere la vostra età, o anche qualcuno che potrebbe non avere la vostra età, potrebbe non essere reato attaccare bottone e scoprire magari qualcosa di nuovo, perché l'altro aspetto dell'Erasmus, di cui forse abbiamo parlato poco, è il capire che dal dialogo nasce solo conoscenza. A volte magari si può stare a parlare ore di aria fritta, però magari si possono anche imparare tante cose, le stesse cose si possono imparare in un viaggio in treno da pendolare, 40 minuti per tornare a casa, o in un viaggio lungo, invece che stare con l'iPod o mandare i messaggi o cancellare i messaggi che non ci servono più e fare questi generi di pulizie, chiacchierare con qualcuno e scoprire magari qualcosa di interessante. Un esempio che ho portato, io a settembre ho scritto un cartone animato, e ho avuto l'opportunità di scrivere questo cartone animato perché a febbraio mi ha chiamato la sorella di un ragazzo che studiava con me in Erasmus, chiedendomi, visto che veniva a Sanremo, se ci vedevamo, che doveva chiedermi dei consigli. È venuta con i suoi amici, abbiamo preso un aperitivo, fra i suoi amici c'era un produttore di cartoni animati palermitano, parlando, mi ha detto, hai voglia di scrivere qualcosa, gli ho scritto qualcosa insieme ad altri, gli è piaciuto, adesso lo stanno producendo. Questo è per farvi capire come a volte, aprendosi al mondo, possono nascere delle opportunità. Questo è un aspetto lavorativo, ma si può entrare in contatto con... Potrei farvi un sacco di esempi. Ieri ho conosciuto un esperto di pannelli solari in treno, salendo su. Sono arrivato dal mio amico di Bologna che aveva studiato con me in Erasmus e ho scoperto che gli hanno proposto di fare una ricerca sull'energia sostenibile. E gli ho detto, guarda, ho conosciuto un esperto austriaco che lavora in Italia di energia sostenibile, e gli ho dato il numero, lui magari lo chiamerà e riuscirà ad avere un parere in più. Quindi, io non so, qualcuno di voi, quando è in treno, parla con sconosciuti? Tu perché sei fuori sede, vedi, perché lo adoro. Lo adoro. Poi mi lasci il numero? No, scherzo. Non lo faccio mai con i lettori di nessun tipo, di nessun genere. No, è una questione di professionalità. E nulla, ci sono domande? Io volevo da una parte raccontare una testimonianza, no, naturalmente non mia, ma di qualcuno che
con cui ho un rapporto da una decina d'anni, anzi da 15 anni, un mio ex studente che adesso lavora in giro per il mondo per la Bosch e che insieme al quale qui a Reggio avevamo fondato un'associazione di ingegneri, studenti di ingegneria gestionale. Lui poi è diventato il presidente europeo di questa associazione, un personaggio naturalmente molto dinamico, non se ne trovano molti fatti come lui, avrei un'aneddotica lunghissima su tutto quello che gli è capitato qui, non in giro, per dire che le cose capitano anche dove si vive. Ecco. Il racconto è questo: quando è andato alla Bosch, dove c'era una selezione durissima perché erano posti a tempo indeterminato in cui per 2 anni facevi formazione e il 70% del portafoglio della formazione lo sceglievi tu in giro per il mondo. E la domanda che gli hanno fatto è stato: a parte gli studi universitari, cosa hai fatto d'altro? E questo credo che dia un po' la sensazione di quello che dovrebbe essere l'atteggiamento di uno studente universitario. Non tanto perché il concetto non è che non serve a niente il percorso degli studi universitari o quello che ci si... È importante che cosa costruisci all'interno dei tuoi studi universitari, che cosa diventi tramite quel percorso, tramite, se vuoi, la tua vita da universitario. Dopodiché quello che ti chiedono le aziende non è il manifesto degli studi, il tipo di crediti che hai dato, eccetera. Parlo di quei tipi di aziende, ma la cosa la possiamo riportare anche in un raggio più piccolo. La domanda è: cosa hai fatto d'altro? E quando lui ha detto ho fatto il presidente europeo di una associazione studentesca, è passato in prima fila. Dopodiché l'altro aspetto è stato che li ha messi in fila indiana in ordine di periodo trascorso all'estero come studente. Questo l'ho voluto raccontare dire se c'è mi sembra che qua o sono studenti che hanno già fatto l'Erasmus o sono colleghi e docenti, eccetera, ma se c'è qualche studente che è interessato a fare l'Erasmus, questo lo dico perché questo è quello che chiedono, ma non tanto le aziende, è quello che chiede la nostra società. Avere delle persone che sono disponibili a mettersi in gioco. E lo dice uno che se deve scrivere qualcosa, se dovesse scrivere qualcosa, scriverei l'elogio della monotonia. Quindi, C'è qualcuno di voi che è interessato a partire? Grandi. Quanti per la Spagna? Bene, hai visto? Mi ha risolto. Sfattiamo un tabù. Sfattiamo un altro tabù, un altro stereotipo. Tu per la Spagna? Ah, qualsiasi, basta uscire. Sì, sì. Aspetta. Sì, buonasera a tutti. Io sono Félicien Djamewané, studente in ingegneria elettronica presso la facoltà di ingegneria di Modena. Quindi sono arrivato qua verso le 2 perché non sapevo dove si trova la via Allegri proprio. Infatti sono arrivato qua perché mi è stato mandato una mail dall'ufficio rapporti internazionali per il dibattito di oggi. Infatti sono venuto perché, nonostante il titolo Yes, Erasmus Weekend, perché l'anno scorso infatti sono andato all'ufficio rapporti internazionali per chiedere questa proposta di andare in Erasmus, però non è stato un successo perché c'è una legge che prescinde che no, uno studente che non ha fatto almeno 5 anni in Italia, straniero, non può partecipare. Infatti
Ne ho parlato con Antonio l'anno scorso ed anche prima ne abbiamo parlato un po'. Direi che Erasmus lo vivo già un po' perché non sono in patria mia, io sono camerunese, quindi lo sento già, lo vivo, posso dire. Un'altra cosa è che per me, in quanto straniero, a me piacerebbe andare anche fuori Erasmus, non so, studiare in un altro paese, ad esempio 3 mesi oppure di più, anche per progetti di stage mi piacerebbe. Io sono venuto qua non per me, perché ho visto che gli stranieri andare anche in Erasmus è una bella cosa, non soltanto per le persone proprio, ma anche per l'Italia, anche per l'economia, anche per la crescita del paese, anche per la diversità culturale. È un po' quello che penso. Quindi non sono qua soltanto per conto mio praticamente, perché ho detto che è una bella cosa, cambiare le regole sarebbe una bella cosa, nel senso che dare un suggerimento rispetto a questa legge, non so, ad esempio durante una riunione in Emilia-Romagna, che può essere portata più avanti, ad esempio in ambito nazionale, a Roma ad esempio, che può essere portato ancora di più in ambito europeo, così la legge non può cambiare domani oppure dopodomani, anche dopo 5 anni, è questo che è importante secondo me. Grazie. Ne abbiamo già parlato prima, effettivamente. Chiaramente è un programma europeo e come ogni programma europeo, insomma, ha le proprie regole, i requisiti per poter partecipare per un cittadino non comunitario sono quelli per cui bisogna avere appunto i requisiti per il permesso della carta di soggiorno. Sostanzialmente, insomma, in soldoni significa essere residenti sul territorio italiano da almeno 5 anni. Detto questo, però, ho anche citato prima che il regolamento d'Ateneo per il riconoscimento accademico non preclude un'opportunità di studio all'estero per gli studenti. Quindi torniamo al discorso di prima, cioè Erasmus è un programma comunitario, ma Erasmus è anche un modo di intraprendere un'esperienza, quindi non è escluso. È evidente che con l'Erasmus c'è un percorso molto più oleato, no? Molto più tracciato, anche se poi ognuno poi lo disegnerà a modo proprio. Quindi i contatti con l'università partner sono avviati, sono noti, quindi ogni tipo di procedura è molto più snella e molto più tranquilla, non si pagano tasse. Ma al di fuori di questo, ho anche già prima anticipato che non è impossibile, se io volessi studiare, se io fossi un cittadino cinese, insomma, un studente cinese in Italia da 2 anni, volessi studiare in Francia, contatto un'università francese, oppure magari mi rivolgo al docente di facoltà che fa delegato per i rapporti internazionali, nel caso tuo è la professoressa Siligardi, te la segnalo anche. Andare a vedere se ci sono dei contatti utili per poter effettuare un periodo di studio all'estero. È chiaro, ripeto, insomma, che al di fuori della cornice Erasmus, quelle che sono alcune caratteristiche, come appunto non pagare le tasse, è un discorso da vedere. Può essere che l'università non ti permetta di non pagare, o così come magari ti possa richiedere un contributo. Ma ciò che resta fondamentale, poi al di là dell'esperienza, che giustamente come sottolineavi è un discorso importante per qualsiasi studente, comunitario o non comunitario, è l'attenzione a fare un learning agreement, un piano di studi prima della partenza, sottoporlo alla facoltà, al delegato o al presidente del corso di laurea, in modo tale che, insomma, approvato il learning agreement, io posso, anche al di fuori dell'Erasmus, andarmene 6 mesi all'estero, fare i miei 5 esami, tornare e far sì che questi esami vengano convalidati. Quindi ne approfittiamo, insomma, per segnalare, come diceva anche giustamente Davide, generazione Erasmus non è solo chi ha partecipato in senso stretto al programma Erasmus, ma è anche lo studente fuori sede che si mette in gioco, che a un certo punto esce dal nido familiare. È fattibile, più che yes we Erasmus, yes we can, non so se ti può piacere più questo, ma si può fare. È evidente, insomma, che non è tutto così più semplice come può essere per uno studente Erasmus, ma non è impossibile. Quindi dipende molto dalla volontà dello studente e anche dalla effettiva collaborazione che può trovare negli ambienti accademici. Quindi far presente a un docente che è delegato appunto per la facoltà, per le relazioni internazionali, che sia questo bisogno o desiderio, insomma, di voler intraprendere questo percorso, non è precluso.
Bisogna vedere dove effettivamente è possibile far questo e a quali condizioni. Con l'Erasmus le condizioni sono molto più tranquille. Al di fuori dell'Erasmus non sono impossibili, sono quindi fattibili, dipende molto dalla volontà di ognuno. Quindi io l'invito che faccio fortemente, insomma, è quello di non mollare assolutamente, non aspettare 5 anni per poter magari provare questa esperienza, ma provarla fin da subito. Anzi, alle volte può anche essere, come dire, anche più tranquillo, perché magari è possibile anche fare a meno di certi percorsi amministrativi e quindi magari riuscire a trovare fortunatamente una situazione che permetta di fare velocemente un piano di studi, magari anche non pagare niente in questa parentesi che ci si apre all'estero, direi che poi il gioco può anche essere fatto. Oppure magari vedersi anche sbattuto la prima volta la porta in faccia da un'università potenzialmente partner. Quindi, ripeto, il riconoscimento accademico per gli esami all'estero è una realtà concreta e ti dà questa opportunità, insomma, al di fuori della cornice Erasmus al momento. Abbiamo comunque altri studenti non comunitari che partecipano al programma Erasmus, come dire, che hanno i requisiti, insomma, previsti dal bando, ma sono requisiti previsti dall'Unione Europea. L'Ufficio Rapporti Internazionali non aggiunge niente di più, anzi, vorrei anche sottolineare che l'interesse dell'Ateneo, dell'ufficio, di ogni persona che lavora dietro questo programma non è altro che incrementare la mobilità. Se siamo qui anche per questo, no? Se i docenti coordinatori si spendono anche per le diverse attività e anche per far sì che qualcosa si smuova, e non è certo nel nostro interesse, anzi noi magari aumentiamo il nostro carico di lavoro, ma è chiaro che ogni performance in aumento, insomma, da questo punto di vista, non ci può che far piacere, non ci può che portare soddisfazioni. Veramente basta crederci, insomma, spero che comunque in qualche modo tu possa riuscire a far questo. Se può esserti d'aiuto, io ho avuto il tuo stesso problema in quanto studente francese, io sono andato a studiare in Francia, quindi ero considerato studente francese. Nel progetto di doppia laurea ho dovuto sostenere degli esami a Genova e volevo partire in Erasmus per fare la ricerca tesi, che è un altro aspetto di cui parlavo prima con lui, che molti magari non valutano. Per chi crede che l'Erasmus sia una perdita di tempo con gli esami, c'è anche la possibilità di fare la ricerca tesi in un'altra nazione, scegliendo naturalmente un argomento che possa essere di interesse per tutte e due le nazioni. E grazie a tante insistenze, ti dico, e all'aiuto delle persone, adesso non ricordo il nome, non conosco purtroppo i professori di questa università, comunque mi sono sbattuto un po' e alla fine sono riuscito ad andare in Inghilterra, Southampton, come visitor, nel senso che non potendo accedere alle borse Erasmus non avevo nessun rimborso, ma potevo accedere come un qualsiasi studente Erasmus a tutti i servizi dell'università. Io non so se a voi sia già capitato di persone, non credo, perché comunque avete sempre più borse di borsisti. No, anche il professor Montanari è capitato il caso di uno studente che voleva comunque intraprendere un percorso di studio all'estero, insomma, di chi lo vuole fare in America, chiaramente l'America non è più Erasmus. Abbiamo anche il caso... Il consiglio, ma noi abbiamo anche il caso di studenti, la realtà ad esempio britannica è un po' particolare, molti ci chiedono perché non ci sono molti accordi con il Regno Unito, in realtà ne abbiamo, insomma, poi come diceva anche il professor Montanari, che poi è l'unica facoltà che al momento ha dei corsi in inglese, appunto scienza della comunicazione. La difficoltà, come diceva il professor Grasselli, è quella che finché l'offerta formativa è calibrata sull'insegnamento dell'italiano, insomma della didattica esclusivamente in italiano, questo fa sì che l'Italia magari o comunque certi atenei possono essere meno appetibili per alcuni atenei partner, in particolare quelli britannici. Poi loro hanno anche un flusso molto sbilanciato tra studenti di entrata e studenti in uscita. Insomma, la faccio breve, ci sono studenti che fanno un semestre tramite Erasmus in una qualsiasi università britannica. Al secondo semestre vorrebbero prolungare. Il prolungamento è uno strumento ammissibile, no? Cioè si chiede di passare da 5 mesi a 12 mesi, ad esempio, finché viene autorizzato. Le università britanniche sono molto restie per i motivi per cui dicevo, anche perché comunque hanno un sistema universitario particolarmente costoso e quindi non è più tanto piacevole per loro
avere magari lo studente british che paga 3-4 mila sterline all'anno e lo studente italiano che va lì a gratis. C'è lo studente italiano che a un certo punto, se lo può permettere, magari dice ok, io me lo pago, ma altri 6 mesi qui me li faccio. Quindi non viene accordato il prolungamento in quel caso, ma come dire, cos'è che cambia sostanzialmente? Nel momento in cui io sono disposto anche a pagare, poi ci sono realtà in cui magari poi è anche possibile non pagare. Quello che devo fare è farmi un altro piano di studi per il secondo semestre, quindi far sì che l'attività che ho intenzione di svolgere venga messo, insomma, preventivamente, nero su bianco, attraverso il piano di studi, il learning agreement, approvato il quale, insomma, il resto poi viene da sé sostanzialmente, quindi non è escluso, insomma. No, ecco, però ci tengo a dire, ho trovato io l'università, cioè sono andato io presso l'Università di Genova dicendo mi interesserebbero queste 2 o 3 università, poi fortunatamente la professoressa conosceva personalmente una professoressa di Southampton e nel ventaglio di proposte che avevo fatto alla professoressa mi ha detto forse è più facile lì. È dura perché ci sono passato e porte in faccia te ne arrivano tante. Il consiglio che ti posso dare è se uno ti sbatte la porta in faccia, un'università straniera, non ti abbattere e cerca qualche altra università. Però al limite sai che puoi cercare con la ricerca tesi di uscire, e magari sulla ricerca tesi non so se sono più aperte anche le altre università, perché alla fine non devono insegnarti nulla, ma c'è solo un professore che ti fa da tutor nel momento in cui tu avessi bisogno di sapere dove cercare certi documenti, puoi andare. Può essere limitante, ma può già essere qualcosa senza dover aspettare i 5 anni e intanto puoi continuare la lotta per evitare che altri vivano quello che stai vivendo tu. Però qualcosa puoi farlo comunque. Poi lui l'ho conosciuto, ma mi sembra bello preparato, bello convinto dell'Erasmus. Sono 2 ore che ci conosciamo, continuiamo a parlare di Erasmus, quindi sicuramente ti ha già indirizzato e saprà indirizzarti. Altre domande? Coloro che vedono amici, le veline, i calciatori, eccetera, eccetera. E no, tutto no, il resto è una massa diversa, ho capito bene? No, chiedo scusa, no. L'1% non è chi guarda, sono le persone. Cioè dici i testimoni. Sono chi fa il allora, grande fratello. Allora forse sono meno dell'1%, sono sicuramente ok. Era per non andare nei decimali. Allora, volevo capire... La generazione Erasmus di cui parli, io non ho letto il libro, per cui parto da un dato di ignoranza. Allora come con lei dire... non ci parlo. Però magari se mi convinci poi lo compro persino, anziché prenderlo in prestito in biblioteca. Vediamo. La generazione Erasmus è una generazione che si costruisce grazie alla messa in rete di esperienze di comunità che vanno oltre alla propria identità di appartenenza, grazie alla possibilità anche solo di essere fuori sede. Io ho una difficoltà come docente, che credo fosse anche introdotta da Fabrizio prima. Noi abbiamo più, io sono delegato di facoltà alle relazioni internazionali a scienze della formazione. Io ho, credo, 3 volte o 4 volte il numero di posti disponibili rispetto alle richieste di ragazzi per andare fuori. E se penso a un'esperienza come questa, mi piace molto il modo in cui parli e penso che abbia un senso rispetto alla generazione di cui parli. Però mi dico anche che forse se togliamo i vecchi, che in qualche modo hanno già fatto l'esperienza e stanno per una questione istituzionale o professionale dall'altra parte, pur essendo facilitatori poi di queste esperienze o promotori, le persone qui sono già motivate, perché o l'hanno già fatto o hanno voglia di farlo. Quindi sono già le persone che condividono con te, o per esperienza pregressa o perché entreranno a far parte di questa comunità, la generazione di cui tu parli. E gli altri? Cioè, come faccio io, che non ho più 18 anni e neanche 35, a costruire dei contesti in cui questa mobilità può essere promossa? Perché credo che questo, come dire, se dal punto di vista dei contenuti è un luogo privilegiato, se pensiamo ai numeri, siamo ben sotto ai decimali di cui adesso accennavi,
come fai a motivare i ragazzi, i giovani, a far parte della generazione Erasmus? Leggetelo. No, è una cosa che è successa e che... Allora, piccola premessa, io ho scritto il libro e onestamente credevo che sarebbe rimasta della carta all'interno di un cassetto. Poi, incredibilmente, dopo aver mandato il manoscritto senza alcuna speranza, sono stato contattato dall'editore che mi ha proposto la pubblicazione e mi ha fatto dei complimenti. Io cercavo la fregatura perché non capivo. Quando qualcuno fa dei complimenti uno dice ma adesso c'è qualcosa che non torna. Invece poi fortunatamente è stato pubblicato e a 2 mesi dalla pubblicazione ho ricevuto il patrocinio dell'UNICEF per il testo, per i valori che emergono dal romanzo. E ho iniziato ad andare in alcune scuole superiori, sono andato in una scuola superiore, c'erano 50 ragazzi, mi hanno scritto in 10 il pomeriggio, chiedendomi dei consigli. Poi sono andato in un'altra scuola, mi hanno scritto di nuovo in tanti. Poi sono andato all'Università di Bologna, dove un professore ha obbligato, perché non c'è altro termine, ha obbligato i ragazzi a venire in corso, ma al posto del corso abbiamo fatto un intervento simile a questo, ma più incentrato sulla motivazione a partire. C'erano 150 ragazzi. All'inizio è stato chiesto quanti di voi sono interessati all'Erasmus, hanno alzato la mano in 5, dopo 2 ore hanno alzato la mano in 80 e nella settimana a seguire mi hanno scritto più di 30 persone chiedendomi consigli, dov'è il posto migliore, cosa mi consigli di fare, che bello, grazie, non avevo mai valutato sotto questo aspetto. Non voglio dire di invitare me, il discorso è cercare di comunicare e di informare, perché quando io parlo con i ragazzi l'Erasmus viene visto come perdita di tempo a causa di molti professori che non la vedono come voi, dicono tanto non mi riconosce l'esame e quindi cosa ci vado a fare. Altri hanno paura perché pensano che sia un qualcosa di insormontabile e quindi per questi motivi, e molti non lo valutano neanche, perché appunto l'immagine dell'Erasmus che hanno è questa qui, provocatoria, messa in copertina, di sballo e altro. Io sono convinto che spiegando ai ragazzi che cos'è realmente l'Erasmus, magari chiamando ex Erasmus, ma dedicando anche solo un'ora al posto di una lezione, dedicarla appunto alla promozione dell'Erasmus e obbligando i ragazzi a venire, perché anche quello... io non so se voi avete l'obbligo di firma, lì c'era l'obbligo di firma, quindi gli ha detto prendo le firme e i ragazzi sono andati. Poi i ragazzi però sono rimasti molto contenti, dicendo proprio sono stato obbligato a venire ma meno male che sono venuto, perché appunto hanno avuto questa opportunità e credo che passare da 4 persone a 80 su 150 interessate a partire in Erasmus non è male come risultato. Come minimo si è messa la pulce nell'orecchio, poi magari di questi 80 ne partiranno 20, però probabilmente non sarebbero partiti. Io poi faccio anche un po' provocatore, cioè sono d'accordo con Roberta, no? E nel senso, adesso, se anche guardo qua, di gente a cui a memoria c'è uno solo, ieri l'ho detto in classe, sono 60 persone e c'è lui, no? Uno. Allora dico, no? Cioè nel senso, poi anche, nel senso, ma è colpa del docente, è colpa... Non c'è più. No, non è lui l'altro. È colpa del docente, è colpa dell'università, qua, là, così, no? Cioè sono sempre cose che me, cioè non è che mi convincono, no? Secondo me, appunto, io basterebbe, adesso non so quanti studenti sono qua che frequentano, cioè 6 o 7, cioè se questi, quando facciamo la giornata di presentazione dell'Erasmus, che è a gennaio o febbraio, quando esce il bando, dove un anno sono venuti 70 persone, gli altri anni sono venuti 20, no? E se loro, questi qua che escono, fanno, lo dicono ad almeno altri 5 amici, che penso che li vedano, 5 persone, anche su Facebook, dicono guarda, vai... amico di Facebook, vai su, vai a vedere quando c'è la giornata di presentazione, forse facciamo qualcosa, no? Per cui, cioè nel senso, a me piacerebbe che le persone che sono venute qua, non so, visto che appunto l'idea dell'università come comunità, perché dopo i cambiamenti,
non sono mai dall'altro, se no aspettiamo le calende greche, no? Cioè se le persone che sono venute qua perché sono motivate, interessate, lo dicono ad altre 10, magari su 10 tre ti comprano il libro, 5 vengono alla giornata di presentazione. Di questi 5 poi magari 4 fanno domanda e 3 ci vanno. E già, secondo me, sarebbe un risultato enorme, visto diciamo, l'andazzo. Una cosa che secondo me, l'ho notata anche in tanti altri posti in cui professori, o in altri posti in cui i professori avevano chiesto ai ragazzi di andare e non ci andavano. Soprattutto, senza, spero non si offenda nessuno, ma soprattutto in un'università dove ognuno appunto ha la sua vita, ognuno, come dicevate prima, vede l'università come le pagine da studiare, la data dell'esame, e non fa fico andare a una conferenza universitaria. E quindi, dato che non è di moda, tra virgolette, e per pigrizia secondo me molti non ci vanno, perché dicono piove, fa freddo, ma tanto ne trovo informazioni, tanto qualcuno me lo dirà, e la gente non si muove. Questa è una caratteristica che ormai sta diventando tipica italiana, il fatto di non andare. Ho assistito a tante presentazioni, ho fatto tante presentazioni, a una presentazione il più giovane era un partigiano, ed è venuto a dirmi che era un partigiano, mi ha detto ti faccio i complimenti, io, ma ci manca anche, cioè non ho fatto nulla, però per far capire come gli aspetti culturali ormai in Italia non sono seguiti minimamente, ma non solo i miei, penso che anche quando vengono persone più famose non si faccia nulla. Un esempio, alla fiera del libro di Imperia hanno messo come uomo immagine Michele Cucuzza. Michele Cucuzza, non voglio parlarne male, ma ha scritto un libro sotto i 40 dove elogia personaggi sotto i 40 anni che ce l'hanno fatta, che dovrebbero essere ad esempio i giovani, e il primo caso è Carolina Kostner, che però pattina, ne nasce una ogni 100 anni così. Il secondo era un cantante e il terzo era il figlio di Colaninno. Senza nulla togliere al figlio di Colaninno, che sarà intelligentissimo, ma probabilmente se io fossi figlio di Berlusconi qualcosa nella vita sarei riuscito a fare, e probabilmente in questo momento avrei già fatto 3 film sulla generazione Erasmus, sarei direttore di una rete. Cioè, e mettere come uomo immagine lui, che è giornalista, per una fiera del libro, solo perché tutti i pomeriggi va in TV, la dice lunga, e vi assicuro è stata la conferenza con più gente in assoluto, e c'erano anche, c'era Nico Rengo, che per carità, Nico Rengo almeno è uno scrittore, poi può piacere, può non piacere. No, però adesso, mini dibattito, no? Però visto che io mi occupo di economia e della cultura, secondo me mettere Cucuzza non è neanche male, no? Perché se tu vuoi aumentare le persone che vanno lì, infatti è quella con più gente, no? Cioè, quindi non è che... Cioè, no, no. Poi è chiaro che... L'altra volta poi c'era il dibattito con il figlio di Colaninno che criticava Kai, cioè il figlio di Colaninno, però è il paese, no? Allora, cioè lì, sì, sì, del discorso, non è questo. Però, nel senso, riportando qua, cioè io dico, appunto, io Roberta, cioè la conosco anche con Ernestina, Antonio, in questi anni abbiamo fatto veramente tanto per aumentare le cose, no? Poi fare le domande, cioè, per esempio quest'anno noi avremo un numero alto di sedi partner, no? Qua alla Facoltà di Scienze della Comunicazione. Poi hai 80 posti, fanno domanda a 30 persone, no, capisco. Cioè nel senso non è soltanto questione di noi cosa possiamo fare, no? È uno questione che lo dico, i giovani, cioè che cosa gli interessa nella vita, no? E seconda cosa, secondo me, è anche questione, ad esempio, voi che siete giovani, siete qua, cioè di andare fuori e di fare proselitismo per l'Erasmus, no? Ma non perché l'Erasmus è bello, cioè poi se uno fa l'Erasmus stia a casa, cioè peggio per lui, no? Però è anche questione di come ti senti nella tua università, di come tu vivi, no? Per cui, cioè, venire qua va bene, cerchiamo di fare tutti insieme qualcosa per migliorare l'università in cui siamo e anche sentirsi membri della comunità, perché sennò, diciamo, da qualche parte bisogna un po' incominciare. E sì, sì. Questo qua può essere una piccola soluzione per avere 5 persone in più, che già... La fatica che spetta a noi
è la fatica di convincere i colleghi. Io oggi ho avuto un consiglio di facoltà e l'internazionalizzazione era uno dei punti. E la mia fatica era convincere metà dei colleghi a non inventarsi il corso di inglese, ma quantomeno essere tolleranti con chi l'italiano non lo parlava perfettamente. Perché per alcuni, e non parlo di pochi numeri, parlo della metà dei colleghi, lo spirito Erasmus, che vede la socializzazione delle culture europee, significa prioritariamente che se vai in Italia dovrai saper parlare l'italiano, fare il corso in italiano, sostenere l'esame in italiano. Per cui noi abbiamo, come dire, le nostre fatiche all'interno della nostra generazione per diffondere cultura europea, ma non, come dire, nei grandi discorsi. Guardi, guardi, una cosa io, che avevo... Io mi sento vecchissima. Però la cosa che mi preoccupa è che la generazione di cui tu parli rischia di parlarsi addosso, di parlarsi all'interno e di essere incapace di espandersi da sola, cioè di non essere capace di mobilitarsi. E io ho un sospetto che alcuni, per esempio, dei miei studenti, quando riesco a convincerli, ma la mia autorevolezza secondo me è inferiore rispetto a un peer-to-peer, no? A una relazione tra pari, non lo va a dire, non lo va a diffondere, perché ha paura che l'altro gli tolga la possibilità di partire. Cioè, c'è anche l'elemento della competizione, che è folle visto i nostri numeri, o perlomeno se fossimo a Bologna sarebbe ragionevole, ma nel nostro caso il numero di borse è superiore. Però, come dire, la paura è quella che se io diffondo questo tipo di cultura mi metto in una condizione di potenziale svantaggio o comunque di alta competitività. Però, secondo me, la domanda è: come generazione Erasmus, cosa fate perché diventi non una cricca, non una lobby, non un'elite, ma una rete vera, una comunità vera, trasversale, compresa, come dire, fatta anche di tante generazioni? Perché poi i numeri sono un po' particolari, sono anche un po' malvagi. E Modena nell'anno accademico 6-7 aveva uno dei coefficienti più alti in termini di mobilità, cioè rapportato alla popolazione studentesca. È chiaro, Bologna sposta 1000 studenti e ne fa entrare 1400, ma Bologna ha 100.000 studenti universitari, quindi anche da questo punto di vista bisogna stare attenti. Se abbiamo 20.000 studenti, muovere 250 studenti Erasmus è un risultato estremamente positivo. I dati che poi l'Agenzia Nazionale diffonde sulla base, insomma, delle indagini che effettua, poi parlano anche in questi termini, abbiamo un coefficiente molto alto. È chiaro, io anche vorrei vederne partire molti di più, 250 su 20.000 sembrano veramente molto pochi, però in realtà rispecchia un dato nazionale, e quindi semmai il problema, purtroppo, è di natura molto più complessa, è un problema sempre comunque di sistema paese, tocca tanti aspetti, tocca il fatto che magari l'italiano non sia poco appetibile, però dall'altra parte l'italiano è una lingua europea, è una lingua che deve essere valorizzata. Noi abbiamo puntato negli ultimi anni, siamo magari riusciti a incrementare comunque i flussi in uscita degli studenti Erasmus, però abbiamo incrementato anche lo studio delle lingue poco parlate, cioè tutti coloro che vanno nei paesi, appunto, la cui lingua è poco conosciuta e poco parlata, quindi ad eccezione di Spagna, Germania, Regno Unito e Francia, hanno l'opportunità di fare un corso intensivo di lingua del posto. Uno dirà, come ne parlavamo prima, cosa me ne faccio dello svedese? È vero, l'offerta formativa in Svezia è in inglese, quindi il problema non è che si pone più di tanto. Ma è chiaro che si tratta, insomma, di avere quello strumento linguistico e culturale, soprattutto, che poi mi deve permettere di inserirmi in un contesto sociale che di fatto è svedese, insomma, non è che poi è anglosassone, no? Quindi, da una parte, bisogna pensare molto bene. Effettivamente l'offerta formativa in inglese non deve essere pensata magari come un intero corso di laurea in inglese, però un pacchettino ECTS, no? Cioè un pacchettino di crediti fatto ad hoc per lo studente in ingresso può essere pensato, può essere più semplice. Questo per quanto riguarda gli studenti in entrata. Per gli studenti in uscita si possono pensare altre cose, dagli incentivi in termini di qualche credito, e senz'altro ci mettiamo anche la parte nostra, la componente nostra, nel senso come Ateneo, dare comunicazione fin dall'inizio, coinvolgendo, che ne so, gli uffici orientamento, quando vanno nelle scuole superiori, a inserire in quella che è l'offerta didattica dell'Ateneo anche la possibilità, anzi, deve entrare nella mentalità la consapevolezza che un'esperienza internazionale, per quanto non obbligatoria, non può essere, come dire, trascurata. Non si può fare, magari
come dire, non si arriverà a fare, anche se me lo auguro, come dire, dell'Erasmus, un po' come succede per i tirocini per la laurea triennale, no? Quindi l'obbligatorietà del tirocinio. Però sarebbe forse quella la via, no? Quindi prevedere comunque una parentesi di studio internazionale per chiunque. Però ho paura di vedere anche, insomma, poi dalle fiere che si fanno poi all'estero, confrontandoci anche con le università partner, che il problema qui sia al di là di Modena, ma sia proprio di sistema paese. Questo è innegabile. Qui il contributo di ognuno rischia di infrangersi contro un muro, però non è che ci si può fermare, noi continueremo sempre da questo punto di vista, e poi magari anche facendo questi incontri poi arriveremo a pensare se magari sia stato buono il giorno, piuttosto che l'orario, piuttosto che il periodo, no? Quindi non è che ci fermeremo a questo, magari sarebbe bello anche includere in qualsiasi guida dello studente questa citazione dell'Erasmus, no? Quindi vediamo tanti volantini sparsi per le facoltà, però noi come sistema sempre autoreferenziale ci dimentichiamo di queste cose che poi sono un aspetto fondamentale, forse l'aspetto più fondamentale, se tocchiamo poi il lato dell'esperienza. Dobbiamo riflettere un po' tutti, però il problema mi pare che sia un po' più complesso e vada un po' al di là delle singole responsabilità, dei singoli coinvolgimenti. Poi ognuno può sicuramente proporre ogni tipo di soluzione. A me me ne vengo tante, insomma, da pensare man mano che le vedo poi certe cose. Però mi rendo conto che le realtà da coinvolgere sarebbero tante, innanzitutto anche quella del fatto che l'Ateneo si deve in parte sprovincializzare. Se non si sprovincializza l'Ateneo è difficile, come dire, fare dell'internazionalizzazione un caposaldo, un qualcosa di particolare. Vedremo, poi chiaramente, insomma, l'Ateneo è fatto anche, soprattutto anche di docenti, quindi io mi auguro che il contributo dei vostri colleghi sia quello determinante per aprire queste porte, perché poi sappiamo che molto spesso uno dei primi ostacoli è quello di un riconoscimento accademico, e anche qui abbiamo fatto incontri dove abbiamo capito che in realtà il riconoscimento accademico non è prendere un esame francese e far sì che il programma sia completamente uguale a quello italiano. Questo è quanto di più sbagliato, ma dobbiamo trovare un qualcosa di equivalente, un qualcosa che mi faccia raggiungere gli stessi obiettivi formativi previsti da quell'esame italiano. E qui lo sappiamo perfettamente che per alcuni professori è ancora un meccanismo che magari non è entrato. Poi magari ci mettiamo anche la componente nostra, magari non sappiamo comunicare molto bene da alcuni punti di vista nel reclamizzare questa opportunità. Quindi per molti l'Erasmus passa come un treno perso, no? Cavoli, è scaduto. E io mi trovo nella 3 più 2, cioè nel senso che l'anno prossimo mi laureo, a momenti non faccio più in tempo a far domande, quindi passa anche l'opportunità. Insomma, la voglio far breve, il problema è sicuramente di natura più complessa. Quindi ogni contributo è importante, secondo me, ogni contributo deve andare, anche queste presenze, insomma, significa già il trasmettere il seme, insomma, di un desiderio, insomma, di un'esperienza che deve essere provata. Come piano integrativo non è molto pubblicizzata, cioè è soltanto un link nel sito dell'università, quindi magari anche tanta gente che non parte intenzionata non si interessa, secondo me. Ecco, dovrebbe essere più pubblicizzata e quindi far capire che può essere benissimo integrato in un piano di studi. Cioè, nel senso, io oggi sono qui e sono l'unico del mio corso, però perché già sono intenzionato comunque a partire e sono venuto qui per avere più informazioni. No, ce l'ho. Sì. Io posso dirvi questo anche per rispondere alla professoressa. Come dicevo, dopo aver scritto questo libro mi sono reso conto, cioè, mi sono preso a cuore il discorso della generazione Erasmus, di cui vorrei dare una definizione che è inserita nel libro. Non è una definizione mia, è una definizione della Repubblica del 2001, onestamente non ricordo il giorno, e parlava di questa generazione E, generazione europea, generazione Erasmus, composta da tutti coloro che per viaggio, studio, lavoro hanno viaggiato, sono usciti da casa loro, parlano altre lingue
e hanno l'opportunità di incontrarsi in qualsiasi posto del mondo, un italiano, un camerunense, un francese, uno spagnolo, e dialogare, passando magari dall'inglese al francese, poi all'italiano, perché comunque hanno delle nozioni per cui conoscono varie lingue, e perché alcune espressioni dal francese sono intraducibili, dall'inglese sono intraducibili, e quindi si aiutano parlando in lingue diverse. Questa è la definizione di generazione Erasmus. Per portarla avanti è molto difficile. Io ci sto provando, chiedendo alle università, ma devo dire molte università, ad esempio, se ne fregano altamente, non vogliono neanche sentire cosa ho da proporre. Ne ho parlato anche alla Indire. Diciamo che, senza voler essere caustici, però il fatto che la Indire da un anno e qualcosa non curi più il sito Caffè Erasmus, che era un sito frequentatissimo, pieno di notizie, io immagino uno studente, sente parlare di Erasmus, gli dicono vai su Caffè Erasmus, digita Erasmus, esce Caffè Erasmus, guarda, non è aggiornato da 6 mesi, quello che penso è probabilmente c'è qualche problema con l'Erasmus se non aggiornano neanche più il sito. Allo stesso tempo i mass media hanno dato un'immagine pessima della nostra generazione, della generazione Erasmus, perché? Perché sono menti pensanti, siamo in un sistema in cui cercano di renderci tutti omogenei, e uno che riesce a leggere anche cosa scrive il Times sicuramente è pericoloso in un sistema in cui tutta l'informazione è gestita da qualcuno che la controlla. E d'altro canto la stessa Indire, quando io mi sono proposto gratuitamente di andare nell'università a parlare, perché poi come avete visto io del libro parlo praticamente pochissimo, perché comunque il libro poi è una libera scelta, chi ha piacere di leggerlo, chi non ha piacere, a me quello che interessa è portare avanti questi valori. Perché? Perché col libro e con quello che faccio io cerco di aiutare nel mio piccolo le persone a non cedere in meccanismi perversi di cui si parlava prima, che sono il fatto di piegarsi a lavori non etici, come ne ho visti fare tanti malauguratamente, in cui ero stato coinvolto e ho avuto il coraggio di andarmene anche se non avevo un altro lavoro, perché appunto non li ritenevo etici. E questa è una cosa importante, perché fin quando le persone continueranno ad accettare queste problematiche, continueranno ad accettare il fatto che, ad esempio, chi vende telefonia vada nei cimiteri, faccia delle schede finte, venga pagato, il superiore non dica nulla perché lui guadagna su questa persona che ha fatto dei contratti a persone defunte, e quello sopra ci guadagna, e quello sopra ci guadagna per il sistema perverso che c'è. Andrà sempre peggio la situazione per chi è capace di lavorare, perché adesso che molta produzione è stata spostata all'estero, che cosa succede? Che quelli che prima facevano magari gli operai, adesso fanno un altro tipo di lavoro o non lo vogliono più fare. E adesso con la laurea sono rimasti pochissimi lavori, ci sono tantissimi laureati, e i posti che dovevano essere destinati ai laureati sono stati presi da persone che con la licenza media o con il diploma superiore hanno iniziato a lavorare e adesso hanno un lavoro, e chi glielo toglie più? E va benissimo così a chi comanda. Io questo problema l'ho vissuto in prima persona, lo vivo tuttora. Non so se è mai successo, non ve lo auguro, di sentirsi rifiutati perché troppo qualificati. È una cosa allucinante, come dire che l'Inter non compra Ibrahimovic perché è troppo forte. Come fai a dire, no, è troppo forte, non lo compro, stiamo scherzando. E finché si ragionerà in questi termini, è logico che poi uno si spaventa anche, fin quando si parla di precariato, come faccio? Io un esempio che dico sempre, come si fa a convincere un ragazzo a studiare, a impegnarsi, ad andare all'estero, per poi sapere che è davanti al precariato ed è davanti a una situazione difficile, quando vede dei personaggi loschi che fanno soldi tranquillamente e dopo una settimana neanche di carcere sono fuori? Il problema è anche... è generale, come diceva lui, è generale, cioè le stesse persone che fanno parte delle Indire, cioè voi dovreste anche lamentarvi con le Indire che non fa nulla, dovreste mettervi d'accordo fra università che
non fanno nulla a livello nazionale per parlarne, perché comunque il vostro potere qui dentro, se non obbligate le persone in questo momento, è nullo secondo me. Poi io in questo momento la TV, i giornali hanno troppo più potere rispetto a noi. Noi possiamo organizzare le cose più belle del mondo, ma alla fine ci vanno poche persone. Se domani Striscia la Notizia parla di questo libro, io vendo 150-200 mila copie in due giorni, ma non perché sia bello, perché l'ha detto la TV. E quindi fin quando l'università, che in questo momento in generale non è ben vista, propone qualcosa e basta, gli studenti non ci vanno. Secondo me, cioè lui prima diceva... Il famoso totalitarismo Erasmus. Lui prima diceva, sì sì, ma secondo me sì. Lui prima diceva, non dovrebbe diventare come il tirocinio, però se voi metteste come discriminante che chi ha fatto l'Erasmus ha più possibilità di accedere alla specialistica, non vi preoccupate che le domande aumenterebbero a dismisura? Alla fin fine bisogna anche guardarsi in faccia e la realtà è questa. La realtà è questa, se si obbligano le persone a fare le cose, alla fine lo fanno. No, non è una scarsissima considerazione in questo momento dell'Italia, una scarsa considerazione dell'Italia perché sono tutti lobotizzati. Lobotomizzati. Lobotomizzati. No, adesso sembra che faccio il censore, in realtà come dire, ci sono esigenze in realtà di chiudere per una serie di impegni pregressi, e credo quello che diceva Roberto in realtà è un tema vero, nel senso che non per fare polemiche generazionali, ma c'è un tema di mobilitazione autentica. Allora è vero che il sistema paese è molto complicato, per non dire difficile, e lo ripetiamo da tantissimo tempo, c'è un tema e questa rimane una domanda che ci poniamo tutti quanti, cioè come fare a mobilitare autonomamente in maniera che la mitica società civile scaturisca anche dalla capacità dei giovani di procedere, di attivarsi, quello che hai fatto tu, nel senso che la tua testimonianza è una testimonianza di società civile che si muove, e questa è la soluzione migliore più di qualunque obbligo e totalitarismo che sappiamo benissimo produce in realtà più effetti nefasti di quelli naturalmente se si va durante una lezione in cui gli studenti devono andare per una lezione, se ne parla all'interno di questa in determinati termini, è più facile che il messaggio arrivi, ma proprio perché c'è un ventaglio di persone. Diceva il vecchissimo, tu hai citato Shakespeare prima, c'è anche una citazione di Oscar Wilde molto bella che ho visto, un altro vecchissimo signore che si chiama Tocqueville ci diceva che molto di più era la forza dell'esempio e la capacità di mobilitarsi individualmente che non qualunque laccio o lacciuolo proveniente dallo Stato, ma naturalmente insomma è un'altra puntata, esattamente. Se non ci sono altre domande sull'Erasmus e sulla generazione Erasmus, o precisazioni, no, Antonio? Io ho una provocazione, giusto per chiudere, perché poi giustamente, insomma, secondo me, parafrasando insomma il tuo libro, Generazione Erasmus, il nostro paese è un paese a fortissima vocazione Erasmus, se per Erasmus intendiamo la capacità di metterci in gioco. Cioè, io quando vado all'estero vedo sempre solo italiani, allora mi chiedo, casomai magari partecipano poco al programma comunitario, però in realtà quelli che poi, insomma, oggi sono studenti e domani sono poi cittadini dell'Europa e del mondo, non abbiano già così le idee chiare in testa, per cui finite gli studi, io sono già all'estero, anche perché evidentemente in alcune circostanze il paese non mi dà tante altre opportunità. Io arrivo a Londra, sbarco in aeroporto, becco pullman di linea, insomma, italiani fondamentalmente, questo lo dice lunga, solo in Cina ancora ho beccato pochi italiani, però in realtà mi pare che a qualsiasi parte europea in cui vada vedo un sacco di italiani, siamo un paese a fortissima esportazione di cervelli, già l'Erasmus è un programma, vista le nostre condizioni, è un programma a forte fuga di cervelli, perché poi è chiaro, una volta che li mandiamo all'estero, i ragazzi, poi è difficile che poi rientrino in un certo senso, no? E mi chiedo se poi effettivamente non abbiamo già tante, il nostro problema magari sì, sia quello di mandarli all'estero formali, però poi in qualche modo anche far sì che rientrino, e qui forse il problema diventa un po' più complicato, perché poi le opportunità e le porte, certo, spesso e volentieri sono anche chiuse. Questa è per l'appunto un'altra puntata, una puntata interessantissima, magari un'altra occasione appunto per discuterne. Grazie a tutti, buona serata, grazie a Davide che ci ha illustrato il suo libro, ad Antonio e a Fabrizio. Fuori penso si possa prendere, non lo so se è scappato.